Siamo in via De Rossi, in un appartamento di questo palazzo, così è stato riferito, Ismail, detto Said, avrebbe tenuto in ostaggio, prigioniera, segregata, avendone anche abusato sessualmente, la sua ragazza di 21 anni. Proprio in queste ore a Ismail sono stati concessi gli arresti domiciliari e in questo momento si trova nella sua abitazione. Una storia che ha molto indignato. Nel 2021 un uomo pensa ancora di poter trattare la propria donna come una schiava. Secondo quanto siamo riusciti a sapere, le violenze, gli abusi non sarebbero durati per tutto il periodo della convivenza, ma sarebbe stata una violenza unica il primo giorno in cui la ragazza ha conosciuto Ismail. Stando a questo racconto, solo successivamente alla violenza la ragazza avrebbe chiesto a Ismail di poter vivere insieme perché si era innamorata. Uno degli elementi essenziali è quello del coltello. Ismail, infatti, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama da 25 centimetri. La polizia ha quindi voluto vederci chiaro ed è venuto a perquisire l'abitazione. A detta del presunto aguzzino, quel coltello era in realtà destinato a un suo amico che gli aveva chiesto una mano perché era intento a mangiare in Piazza Umberto. Pare che Ismail sia un consumatore di sostanze stupefacenti e che possa aver dichiarato che anche la ragazza ne facesse uso. Se davvero i due fossero dei consumatori di sostanze stupefacenti, c'è il sospetto che quell'atteggiamento sia da parte di Ismail che della ragazza potesse essere quello di chi aveva paura che la polizia in qualche modo scoprisse effettivamente la droga. Proveremo a sapere ora da alcuni inquilini se in qualche maniera hanno mai sospettato di questa storia. Salve, Antonio Lo Conte, sono un giornalista del Quotidiano Italiano, mi può aprire per favore? Cosa? Antonio Lo Conte, sono un giornalista del Quotidiano Italiano, mi può aprire per favore? Segregava la ragazza in casa o la ragazza usciva con lui? Scusa, senti. Ok. Io casa mia, abiti mia qua. Ok. Tu l'hai vista in giro? Io sempre mi guarda la ragazza lui. Dietro lui cammina sempre. Quindi anche fuori? Sì, uscina. Fuori, un altro giorno, altro fra, aspetta. Una settimana fa io vedere lì con il pezzo per andare al supermercato, vedere sempre lì insieme. Sì. Ma lei ce l'aveva il suo telefonino, ti risulta che avesse il suo telefonino? Poteva chiamare o lui quando se ne andava la chiudeva? No, così. Non la chiudeva? Lui sempre mi chiamava, anche lei ce l'ha il telefono, sempre, ha detto sempre io vedere lì insieme con lui. Sempre, io vedere lì insieme con lui. Hai mai visto, hai mai sentito delle urla? Scusa, qua non caccia così casa, anche tante persone qua. E per forza, lui ha fatto così, Lo dovevate scusa, vedere. Scusa, e lei ha fatto così? Si sente altra dappertutto. Persona mi sento, oh no, non fare così, scusa. Quindi no. Se ci fossero stati delle urla, delle cose, l'avreste sentito tutti quanti voi? Bravo, vedi quante persone qua, non caccia così, vedi quanti piano, quante persone qua. Ma secondo te perché lei ha detto queste cose qui? Cioè perché ha detto per che forza lei litigare con lui, per forza lei non piace lui, non lo so, non me, che la vita lì non è la vita mia. Però credo. Tu ritieni che non era segregata in casa, non era prigioniera? Sempre lì insieme con lui, anche sempre lì, non una volta sentito lì litigare con lui, non niente, sempre la vita normale, la vita tranquilla. La donna vista più volte al supermercato o dall'avvocato dell'uomo o in altre parti della città, appunto accompagnata dal suo aguzzino. Tutti si chiedono, chi conosce a fondo la vicenda, come è possibile che in nessuna occasione abbia avuto modo, anche in maniera sottaciuta, di chiedere aiuto per evadere dalla sua prigionia. Tra gli elementi da chiarire c'è quello del lucchetto. L'uomo ha dichiarato di aver chiuso la donna che in quel momento stava facendo la doccia quando si è allontanato per portare il coltello all'amico. Sono effettivamente diversi i punti da chiarire di questa vicenda, in ogni caso figlia del degrado. Speriamo che alla fine del percorso giudiziario possa essere fatta chiarezza, totale chiarezza, su quanto è successo.